Si chiuderanno domani gli allenamenti per i calciatori del Pescara. Sarà il giorno del rompete le righe, anche se l'organico era già dimezzato dai tanti addii di calciatori, per lo più in prestito, che hanno deciso di togliere anzitempo il disturbo, rinunciando anche all'ultima mensilità. Sono rimasti a sudare al Poggio quei calciatori che sono sotto contratto e lo saranno anche per la prossima stagione. La loro gestione sarà un passaggio determinante nella programmazione e ai fini dell'allestimento del nuovo organico. Fiorillo, Scognamiglio, Sorensen, Drudin, Zita, Masciangelo, Valdifiori, Busellato, Galano. Nella lista c'è anche Memmushai, per il quale la società ha già chiarito che il centrocampista resterà anche nella prossima stagione. Gli altri si farà il possibile per trovare una sistemazione diversa, anche perché sono contratti onerosi, difficilmente sostenibili da una società di Serie C e che deve ricostruire l'organico dopo le ultime retrocessioni sul campo. Anche il 1.900.000 euro di paracadute non sarebbe sufficiente a coprire gli oltre 4 milioni, compreso il lordo, di quei contratti. Probabile il ricorso all'incentivo, soluzione anche questa però dispendiosa. Una vera e propria zavorra, della quale non è facile liberarsi per il presidente Sebastiani, che continua a lavorare nel più stretto riserbo per individuare le figure del nuovo DS e del nuovo allenatore. A fronte dei tantissimi nomi sbucati fuori in questi giorni, accostati al Delfino, pur non avendo avuto molti di loro contatti diretti col club, i tempi però si stanno dilatando. Il chiaro segnale che Sebastiani sta lavorando anche sul fronte societario è quello del reperimento delle risorse da far convogliare nel budget stagionale. Anche da questi due binari potrebbe dipendere la scelta delle persone a cui affidare la ripartenza. L'unica nota lieta di questo periodo arriva da una primavera che riporta un po' di sorriso a società e tifosi. Dopo aver conquistato il girone B di Primavera 2, martedì i baby di Gigi Gervese sfideranno nella finale di Supercoppa l'Hellas Verona. Appuntamento allo stadio Adriatico Cornacchia, ore 17. Ma quel che più conta è che ci sono concreti spiragli per i biancazzurri di giocare nella prossima stagione in Primavera 1, nonostante la retrocessione in C della prima squadra.